Tettoie, cancelli, muri e recinti, tutti realizzati abusivamente a ridosso di alcuni istituti di scuola superiore e tutti demoliti questa mattina su disposizione della Procura della Repubblica di Crotone. Le ruspe sono entrate in azione in via Acquabona, nel quartiere Rom della città, in particolare nei pressi del liceo scientifico Filolao. L'attività rientra nel protocollo d'intesa stipulato lo scorso anno dalla Procura con Comune e Prefettura di Crotone. Gli abbattimenti odierni sono stati preceduti da un decreto di sequestro a carico di 3 persone residenti nel quartiere. I manufatti impedivano di fatto la realizzazione di una strada di collegamento tra via Carducci e via Pastificio, del quale i Rom si sono poco alla volta impadroniti, sottraendo spazi pubblici alla collettività. Presenti sul posto un battaglione dei carabinieri di Vibo Valentia, agenti della Polizia di Stato, la Polizia Municipale e i Vigili del Fuoco, oltre ad operai di Enel e di Congesi. Non si sono registrati problemi di ordine pubblico.